sappiamo. Nel frattempo, in collegamento anche il nostro terzo ospite per questa puntata di oggi, Gonzalo Muñoz Rodrigo. Grazie, Gonzalo, per essere in collegamento con noi. Grazie a te, Felice. Gonzalo è uno degli allievi del Reale Collegio di Spagna, una prestigiosa istituzione accademica che ha sede in Italia, a Bologna, e che Gonzalo vogliamo ricordare anche tanto di cattolico, tanto di religioso, perché questo Reale Collegio di Spagna ha un forte collegamento con la diocesi di Toledo. Sì, è certo, sì, il Collegio di Spagna è stato fondato nel secolo XIV. Nel 1364, credo ricordare, per l'arcivescovo di Toledo e ha avuto una grande relazione con l'Italia. Questo collegio è stato fondato perché gli studenti spagnoli possano studiare all'Italia, all'Università di Bologna concretamente, e ha una larga tradizione del secolo XIV fino all'attualità, è stato interrompito. Tra l'altro stiamo vedendo anche il sito del Reale Collegio. Gonzalo, ti volevo chiedere, questa per voi studenti universitari spagnoli è un'istituzione molto prestigiosa. Come funziona? In che modo uno studente spagnolo viene inviato qui in Italia a studiare al Reale Collegio di Spagna? Generalmente quando finisce la laurea, per fare un simile, e poi comincia lo studio dottorato, è stata la possibilità di andare a fare a Bologna un doppio dottorato, un dottorato tra Spagna e tra Italia. E allora tu fai il dottorato 6 mesi a Spagna e 6 mesi a Italia e alla fine hai due dottorato, un dottorato in Italia per l'Università di Bologna, un altro dottorato per l'Università di Spagna, nel mio caso sarà Valencia, ma in altro caso Siviglia, Madrid, Barcellona, eccetera. Qual è la vita del collegiale, dello studente spagnolo in Italia nel Reale Collegio di Bologna? Quali sono i vostri rapporti anche con l'università? Bologna è una storica università italiana, e con la città di Bologna? Sì, è un rapporto molto, molto stretto con l'università hai il tuo relatore, alla stessa forma che hai il tuo relatore spagnolo con il che fai il tuo lavoro, perché alla fine è una tesi tanto per l'Italia come una tesi per la Spagna. E con la città il collegio è sempre molto molto occupato con tutte le event con tutti gli eventi, le cose che succedono alla città, e per esempio organizza concerti, mostre di arte, eccetera, con i cittadini rilevanti della città. E poi è sicuramente un'occasione di ricchezza anche per i bolognesi, studenti o cittadini di Bologna, che hanno appunto la possibilità di confrontarsi con voi all'interno di questo collegio. Un'ultima domanda a Gonzalo. Qual è il rapporto che voi spagnoli avete avuto con l'Italia, oltre che con Bologna, immagino, tante città che avete potuto visitare? Sì, un rapporto è meraviglioso. Io penso che è stata una delle mie migliori decisioni della vita, è andare al collegio e conoscere più l'Italia, perché per esempio ho potuto conoscere persone come te, per esempio, che mi hanno trattato molto bene e penso che è una relazione bellissima. Ci sono altre città che avete visitato in Italia? A parte di Foggia, per esempio, questa settimana è stato a Roma, è stato a Firenze, è stato anche di turismo, per esempio, in altre città dell'Emilia e del nord, come per esempio Padua, Mantua, Verona, e anche è stato per un convegno l'anno scorso. Penso che ho avuto l'opportunità di conoscere l'Italia in profondità. Tra l'altro, lo ricordiamo, sei in questo periodo a Foggia, proprio a pochi chilometri da San Giovanni Rotondo, proprio per un evento che c'è stato negli scorsi giorni tra l'Università di Foggia e il Reale Collegio di Spagna. Un'ultima domanda e terminiamo. Gonzalo,
voto alla cucina italiana è, se dovessi eleggere la tua città preferita in Italia, qual è secondo te la città che ti ha colpito di più? La mia città preferita, penso che Roma, sì, Roma è sempre mi è piaciuto molto, anche Bologna mi piace, ma Roma è una città per me molto, molto significativa e il cibo penso che è buono in tutta l'Italia, ognuna città ha le sue parti tipici e alla fine è molto difficile scegliere qualcuna per pranzare, no? Il piatto tipico che sicuramente ricorderai? Piatto tipico che ricorda il ragù di Bologna. Perfetto, non immaginavo che fosse una risposta tra ragù di Bologna e probabilmente forse i tortellini. Grazie per essere stato con noi, era Gonzalo Muñoz Rodrigo, allievo del Reale Collegio di Spagna. Grazie ancora per aver accettato il nostro invito e buona giornata a te. Grazie a te, Felice. E noi ci fermiamo un ultimo istante per un ultimo blocco pubblicitario e poi terminiamo insieme questa puntata di Just Today.